Oggi il Venezuela inaugura il suo padiglione alla Biennale d'Architettura a Venezia, siamo con il rappresentante del Ministero degli Affari Esteri. Il significato della presenza di questo padiglione, della forza urbana, le forze urbane dell'architettura partecipata in Venezuela in un momento in cui si parla d'altro, del Venezuela si parla molto male nei media internazionali. Perché avete scelto di fare questa presenza quest'anno a Venezia? È importante segnalare l'impegno del presidente Nicolás Maduro, che ha istruito i ministri competenti per fare in modo che venisse recuperato questo importante spazio del Venezuela in Italia, a Venezia, in modo da restituirlo alla cittadinanza. L'Italia è stata molto presente nella storia del Venezuela e quindi adesso è più che naturale che il Venezuela restituisca questa presenza. L'Italia non è aliena in Venezuela, è profondamente marcata nella nostra cultura, persino nei nostri nomi, questa presenza del Venezuela, dell'Italia in Venezuela, per cui oggi la nostra presenza qui è un impegno estetico, è un impegno d'amore, un impegno bolivariano e internazionalista nei confronti di un altro popolo, di un altro paese. La nostra rivoluzione è impegnata e questo spazio lo testimonia, il tipo di mostra che abbiamo anche preparato lo testimonia, nel promuovere la dignità e la qualità della vita delle persone, e questo ci affratella a un paese come l'Italia. Venezia e l'Italia ci concedono questo spazio, che è lo spazio ideale per ricordare che in Venezuela stiamo vivendo un processo di trasformazione, di amore, di vivere bene, di migliorare noi stessi. Quindi è molto importante sottolineare l'impegno del nostro presidente Nicolás Maduro Moro, l'impegno della nostra ministra degli esteri Delcy Rodriguez Gomez. Oggi siamo qui con tutta la convinzione a testimoniare il nostro processo rivoluzionario di impegno nel vivere bene, e ringraziamo la città di Venezia, ringraziamo l'Italia per ospitarci.